Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto del file audio della seconda parte dell'interrogatorio a Calogero Ganci. Il file audio è la registrazione dell'udienza del processo Riina e altri tenutasi a Caltanissetta lunedì 15 marzo del 1999. Calogero Ganci nasce a Palermo il 22 marzo del 1960. È stato un mafioso ed oggi è un collaboratore di giustizia. È stato un elemento di spicco della fazione dei Corleonesi. È il figlio del boss della noce, Raffaele Ganci. Nella descrizione, in allegato, c'è il link della prima parte dell'interrogatorio. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento. In questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il file audio. Lei ha anche parlato di Giuseppe Farinella. Vabbè, quello già io l'avevo detto. Allora, il magnaggio di San Mauro Castelverde. Quindi rimase capomandamento di San Mauro Castelverde. Esatto. Adesso io vorrei chiederle una cosa. Quindi questa riunione fu nel gennaio del 1983. Lei era presente? No. Come io ricordo che poi mio padre scese a Palermo e ci disse che il mandamento era nato, la noce era dentro il mandamento e che le famiglie che facevano parte del mandamento erano la famiglia di Malaspina e la famiglia di Altello di Baida. Quindi tutte queste notizie che lei ci ha fornito, intanto un'altra domanda, le disse suo padre se a quella riunione erano presenti tutti i nuovi capi mandamento o i vecchi nel caso in cui gli conferma? Guardi, io mi ricordo che quando lui venne mi fece capire che c'erano tutte queste persone che io ho nominato, erano lì e c'è stata una mangiata. Queste persone venivano designate a capo mandamento. Michele Greco, prima di questa riunione, all'interno della commissione provinciale di Cosa Nostra, aveva un ruolo particolare? Guardi, Michele Greco era il comandante di Ciaculli, però in quel mandamento di Ciaculli c'era una tenuta chiamata Favarella, che era di proprietà di Greco, e lì, Michele Greco aveva il compito di ricevere tutti i capi comandamento, di fare le riunioni lì. Adesso io vorrei che lei spiegasse quali sono, cioè lei ha più volte parlato di questa commissione provinciale, anzi l'ha chiamata commissione di Cosa Nostra, che era formata da tutti i capi mandamento. Volevo intanto chiederle se c'era qualcuno che coordinava tutti i vari capi mandamento, se c'era qualcuno che aveva questo ruolo di organizzare e di presiedere, diciamo così, questa commissione. Guardi,
Allora, io le parlo dell'80, diciamo, la persona che, diciamo, che organizzava le riunioni, quindi che faceva organizzatore, quindi chiamiamolo anche presiedeva la commissione, era Michele Greco. Dopo la guerra di mafia, diciamo che è stato Salvatore Riina, anche se devo dire che non c'erano più queste riunioni a livello plenario, ecco, diciamo, non c'erano tutte queste persone che lui diciamo, si incontrava. Lui usava una tattica di incontrarsi, diciamo, a 3-4 alla volta. Intanto, prima di affrontare questo problema del modo di queste riunioni che lei, con le diversità che lei ci ha ora indicato, io volevo che lei mi spiegasse se c'erano, se secondo le regole di Cosa Nostra, c'erano delle competenze particolari, degli affari particolari che erano, appartenevano proprio, dovevano essere deliberati dalla Commissione di Cosa Nostra, Commissione Provinciale di Cosa Nostra. Guardi, io come affari, io da quello che ho potuto constatare, più che altro, era quando c'erano degli appalti pubblici che comprendevano più territori e quindi più famiglie, più mandamenti, c'erano questi, diciamo, si dice, accordi per dire si stabiliva la quota che si doveva far uscire alla ditta. E gli accordi che si prendevano tra vari territori, quant'era, diciamo, la divisione, ecco, finanziariamente. Oltre a queste questioni economiche che ho capito riguardavano più mandamenti, con riferimento alla deliberazione di omicidi, la Commissione aveva, dei compiti, aveva delle competenze particolari? Sì, come ho già detto poco fa, diciamo, quando c'erano da decidere, da deliberare omicidi, per dire, diciamo, chiamiamoli eccellenti, quindi come l'uccisione di poliziotti, politici o magistrati, ecco, persone che facevano parte delle istituzioni, ecco, era la commissione che decideva e deliberava, diciamo, l'uccisione di queste persone. Questa era una regola di Cosa Nostra. Guardi, io ho sempre, diciamo, saputo che è così, anche perché mio padre mi spiegava che quando c'erano questi omicidi e quindi il motivo che era tutta la commissione a decidere, perché magari, diciamo, lo Stato poi poteva reagire e poteva prendere le conseguenze persone che già erano nell'occhio delle forze dell'ordine. Quindi si creavano dissapori, quindi altre guerre, altre cose, perché magari qualcuno si andava a fare l'alibi, cioè, mi spiegava tutta questa situazione che per decidere, diciamo, gli omicidi in questo genere c'era la decisione della Commissione. Senta, è proprio sulla base delle confidenze che lei ha detto avere ricevuto da suo padre, lei sa se questa regola è stata sempre rispettata dal gennaio 83 in poi? Guardi, che io sappia sì, se magari io posso dire che quando c'era qualche cavallo magari che era in carcere e veniva informato sulla questione, magari qualcuno si faceva chiedere il parere tramite un congiunto, un parente che andava al colloquio, io da quello che ho sempre saputo è così. Io vorrei fare, perché le avevo fatto la domanda con riferimento a un periodo a decorrere da un certo momento, io le vorrei chiedere, per quelle che sono le sue conoscenze, l'omicidio, la strage del generale Dalla Chiesa, lei ha appreso da suo padre se era stata preceduta da una deliberazione della Commissione, dei componenti della Commissione? Guardi, allora non c'era una commissione vera e propria, perché allora c'erano, diciamo, siamo ancora in guerra di mafia, Bontade non c'è più, Inzerillo non c'è più, quindi c'erano questi mandamenti ancora senza capo e mandamento.
Quindi io non lo saprei dire in effetti se c'è stata una deliberazione prima, ma io posso dire solo che tutti questi uomini che poi alla fine in parte hanno partecipato all'uccisione del generale della Chiesa poi vengono nominati capi comandamento. Ce li vuole indicare chi sono stati questi che hanno partecipato alla strage del generale dalla Chiesa che poi diventarono capi mandamento? Allora, guardi, mio padre, come diciamo, Gancio Raffaele, Gambino, poi c'è Resuttana, Madonia, Giuseppe Greco, come Ciaculli. Questi erano, dottoressa. Un'altra cosa, per quelle che sono le sue conoscenze, lei ha detto che ha partecipato all'omicidio del capitano D'Aleo. Io volevo chiederle se lei ha saputo da suo padre se questo omicidio è stato preceduto da una deliberazione della Commissione. No, io non lo so se fu deliberato, ma per me era sottinteso che una uccisione di un capitano dei carabinieri era deliberata dalla Commissione. Ma per esempio, signor Ganci, così poi, cioè per la morte del dottore Borsellino, lei ebbe mai qualche conversazione con suo padre nel corso della quale lei apprese di una deliberazione della Commissione o quantomeno di una conoscenza da parte di suo padre della deliberazione di uccidere il dottore Borsellino? Presidente, mi scusi, sono l'avvocato La Blasca, c'è opposizione perché sotto questo profilo, fino adesso non mi ero opposto alle domande precedenti. Il pubblico ministero continua a chiedere se avesse ricevuto informazioni dal proprio genitore se vi fosse stata una deliberazione della Commissione. Ora, mi pare che sia suggestiva sotto questo profilo, nel senso che indica sempre il padre Ganci Raffaele come colui che lo informava della deliberazione della Commissione. E mi pare che questo non sia un dato processuale acquisito. Formulare in modo diverso e anche più chiaro, Pubblico Ministero. Presidente, era una circostanza specifica. Io, finora lui ha detto che di avere appreso queste informazioni dal padre. Io, con riferimento al capitano D'Aleo, ho formulato la domanda in generale perché ritenevo di doverla formulare in generale. Posso formulare anche questa in generale, non ho nessun, secondo me non è suggestiva perché è un episodio specifico che tra l'altro ci ha indicato lui stesso. E cioè io le chiedo se con riferimento alla morte del dottore Borsellino lei ha appreso se i capi mandamento erano a conoscenza della volontà di ucciderlo. Non mi ricordo, dottoressa, onestamente non mi ricordo. Presidente, mi deve dare 5 minuti che cerco la parte che riguarda. Signor Ganci, gliela formulo in altro modo. Lei ricorda qualche mese prima dell'inizio della collaborazione di avere avuto qualche conversazione particolare mentre si trovava detenuto? Io con mio padre Con riferimento sempre alla avevamo strage modo del di. dottore Borsellino, eh? Sì, io mi ricordo di una discussione che mio padre mi dice sul fatto che il Cangemi Salvatore non parla della strage Borsellino, o cose del genere. E lei quando ha ricevuto da suo padre questa confidenza, ha chiesto qualcosa a suo padre? Io ho chiesto se lui,
avesse partecipato alla strage. E lui mi disse, gli dice, mi disse una frase che al momento non mi ricordo. Aspetti. Come se mi avesse detto, dice, certo che io ne sono a conoscenza. Qualcosa del genere. Sì. Comunque, dottoressa, lei mi faccia la sì, contestazione. Sì, aspetti un attimo che la cerco, perché... Cioè, lei chiese a suo padre come mai sapesse della strage? No, noi parlavamo di Cangemi. E mi disse, dice, meno male che, anzi, dice, sulla strage del Borsellino, dice, non dice niente, una cosa del genere. Questo è il verbale del dipartimento da meglio. Terra. Allora. Allora, il verbale è riportato perché nasce da una contestazione nell'udienza del 30 settembre del 98 nel procedimento Agate Mariano più 26, che sarebbe il D'Amelio Ter. Allora, pagina 2 della trascrizione dell'interrogatorio di Calogero Gangi, pagina 65, di Calogero Gangi del 12 giugno 96, in questo procedimento, atto di indagine preliminare. Quando io ci chiedo a mio padre, questo è Calogero Gangi che parla, perché tu cosa sai di Borsellino? Lui dice, non è normale che sapevo che doveva succedere questa strage. Quindi, essendo mio padre capomandamento, lui ha saputo questa cosa, ma non solo lui, tutti chiaramente gli altri capimandamento. Questa frase... La frase che lei non ricordava è questa: non è normale che sapevo che doveva succedere questa strage. Questa frase, lei la ricorda? Sì, io infatti l'ho detto poco fa, che è sottinteso che il capomandamento è a conoscenza di un omicidio del genere. Perché, ecco, lei mi ha contestato questo fatto, sul fatto di Borsellino, sul fatto che mio padre mi dice, meno male che non parla, che Cangemi non parla della strage del Borsellino. Sentivo dire con mio padre nel fatto se lui avesse partecipato materialmente alla strage del Borsellino, e gli chiedo, e invece lui mi dice perché dice non è normale, le ho letto io, non è normale che io sono a conoscenza dell'uccisione del dottor Borsellino. Anche se, ecco, mi ricordo un altro particolare in questo minuto, che mio padre mi dice che quel giorno il biondino Salvatore venne a chiedere consiglio a mio padre e a Cangemi Salvatore in un appuntamento al Cash and Carry in via con la Maffa, che voleva che andassero a vedere sul luogo come avevano organizzato, diciamo, il fatto, ecco. Sì. Quindi lei mi conferma questa frase che lei ha detto, che le abbiamo contestato nel verbale che le ho detto, e cioè non è normale che sapevo, nel senso che mio padre sapeva che tutti gli altri capi mandamento sapevano. Esatto. Senta, volevo chiederle un'altra cosa. Lei ha più volte parlato delle riunioni e delle modalità di riunione. Cioè, la commissione provinciale di Cosa Nostra si riuniva. Ci vuole dire in che modo si riuniva? Lei ci fa questa distinzione tra Favarella, che portando anche dei particolari, e gli altri tipi di riunione che aveva soltanto accennato? Allora, dopo la guerra di mafia, Rina usava una tattica per incontrarsi con gli altri che faccavano andamento. E convocava, per dire, a 3, 4 alla volta.
Per dire, qualcuno, in qualche appuntamento lo facevamo dietro a Villa Serena, un altro lo facevamo per dire a casa di mio cugino Palanselmo, un altro a casa di mia nonna, in via Maranaccardi numero 8, un altro per dire nel pollaio di uno zio di Michelangelo la Barbera, e convocava questi capomandamenti 3-4 alla volta. Per dire, lui per dire di solito faceva Farinella, Cicentille e Gabriele Cammarata, e magari li convocava tutti assieme, tutti quelli di quel territorio li convocava magari tutti assieme, e così via. Usava questo modo per sicurezza, una cosa del genere. E invece quando è che veniva utilizzata la Favarella e con che modalità? Quando è avvenuto questo? Ma guardi, la Favarella io le parlo degli anni 80, fino a gennaio-febbraio 81. Come ripeto, dopo la morte di Pidu Panno la Favarella non funziona più. Vorrei intanto capire com'è che lei è a conoscenza di queste modalità di riunione da parte della Commissione. E allora, la Favarella, perché, come ripeto, da sempre mio padre ha gestito per dire la ditanza, quindi la famiglia Canci ha gestito la ditanza di Rina Salvatore. È capitato spesso e volentieri che magari dovevamo andare alla Favarella e io magari ci battevo la strada, oppure io accompagnavo a Gambino Giuseppe, o accompagnavo mio padre, perché là diciamo, c'erano appuntamenti giornalmente. Si figuri che tanti uomini d'onore che avevano accesso a Favarella, come nel mio caso, nel caso di Paolo Anselmo, nel caso di mio fratello Canci Domenica, noi avevamo le chiavi del cancello di Via Ciaculli. Entravamo da questo cancello, attraversavamo i giardini di Manderini e arrivavamo al Baglio, che c'era un casale antico dove c'era Michele Greco, dove abitava Michele Greco. Quindi ripeto, diciamo, tutte queste persone che avevano libero accesso a Favarella avevano le chiavi. Tante volte queste chiavi ci venivano cambiate perché magari dicevano che avevano visto appostamenti di forze dell'ordine, e quindi si presumeva che qualcuno avesse le chiavi della Favarella, e quindi spesso e volentieri cambiavano le chiavi del catenaccio, del lucchetto, e poi ci facevano avere le chiavi. Lei ha detto che soprattutto dopo la morte di Pidu Panno non fu più utilizzata la Favarella, poi ci ha detto che dopo la guerra di mafia c'erano queste riunioni a gruppi di capi mandamento. Io vorrei sapere se lei aveva qualche ruolo, lei, qualcuno della sua famiglia, e come mai aveva questo ruolo. E allora, quando Rina o qualcuno mandava a chiedere un appuntamento con Rina, noi avevamo il ruolo di convocare, per dire, o la persona in macelleria in Bilancia di Brola, oppure ci dava appuntamento al Modellagip, alla circonvallazione di Palermo, e io da lì lo prendevo e lo portavo sul luogo dove c'era l'appuntamento. Cioè, il mio ruolo era quello di portare queste persone dove c'era l'appuntamento. Chi l'aveva questo ruolo? Lei soltanto o altri della sua famiglia? No, io, mio cugino Paolo, Paolo Anselmo, ripeto, mio fratello Canci Domenico, anche mio fratello Canci Stefano, a quella volta anche mio cugino Galliano Antonino. E senta un'altra cosa, questo ruolo l'avevate anche nell'83? Sì, sì. Fino a Guardi, quando? Fino all'86. Ecco, ci ho spiegato. Allora, io dico, fino a... Mi scusi, dottoressa. Allora, fino all'86, che ripeto, fino all'81 Rina sta a Borgo Molare. Prima che scoppiasse la guerra di mafia, quindi che noi già eravamo appostati per uccidere Stefano Bontate, lui si sposta da quell'abitazione e se ne va con la famiglia a San Giuseppe Jato. Poi lui, dopo la guerra di mafia, viene ospitato diciamo, in casa dei Sansone, quindi in una villa dei Sansone, e a gestire sempre la danza di Rina era mio padre, il cammino Giacomo Giuseppe.
Cioè, erano loro che andavano a trovarlo, gli appuntamenti, lo andavano a prendere, lo andavano a lasciare. Dopo che Gambino Giacomo Giuseppe e mio padre vengono arrestati quella sera, che erano usciti dalla villa di Rina, si occupa di tutto questo incarico, diciamo, si occupa di Biondino Salvatore. Quindi però noi ci occupiamo sempre, fino al 92, al 93, fino all'arresto di Rina, ci occupiamo sempre degli appuntamenti di Rina, quindi con i vari capi a comandamento. Mi ricordo addirittura il giorno dell'arresto di Rina, se i carabinieri, invece di arrestarlo subito al Modellagip, lo hanno quella pazienza di aspettare e seguirlo, e vanno ad arrestare dietro Villa Serena, questa è tutta la commissione. Quindi c'è mio padre, c'è Cangemi, c'è il Busca Giovanni, tanti altri. Cioè, si riesce a fare un blitz più grosso. Infatti la persona che ci batteva la strada, che allora era Biondo Salvatore, quando ha visto che la macchina fu bloccata dai carabinieri, subito andò a avvisare a mio padre, a Cangemi, e da lì sono scappati tutti. Quindi per quelle che sono le sue conoscenze, dal momento in cui viene costituito il mandamento fino al giorno della cattura di Rina, la commissione si riuniva regolarmente? Sì, sì. Anche con quelle modalità che lei ci ha spiegato. Ora vorremmo capire un po' meglio queste modalità. Esatto. Lei ha parlato di riunioni a gruppi. Ci ha fatto l'esempio che normalmente Rina convocava tutti assieme Cammarata, Farinella e Ocello. Ha detto così? Sì. Poi, sì. Quando veniva fatta la riunione successiva, c'era sempre qualcuno che presiedeva? Era sempre Rina che presiedeva la riunione, però con altri capi mandamento. Con altri capi mandamento. Se lo ricorda, a che distanza avveniva una riunione rispetto all'altra? Ma guardi, durante la settimana, posso dire che c'erano 3-4. Poi lei ha parlato di luoghi di riunione. Poi mi scusi. Dottoressa, mi scusi, sì. Poi magari dopo questi appuntamenti magari stavano 15-20 giorni senza vedersi, e poi diciamo, capitava che c'erano di nuovo sempre appuntamenti. Signor Ganci, lei vedeva tutte queste persone che ci ha indicato come capi mandamento entrare e partecipare alle riunioni? La maggior parte sì. Lei, se ha avuto modo di saperlo, ha mai appreso qual era il contenuto delle decisioni che venivano adottate? Qualcuno gliel'ha mai riferito? È capitato? Guardi, è possibile che mio padre qualche volta me l'abbia detto, però un fatto specifico al momento non me lo ricordo. Queste riunioni avevano lunga durata, breve durata? Ma guardi, di solito duravano 2-3 ore del pomeriggio, perché di solito lui usciva sempre nel pomeriggio tardi. Per quelli che sono i suoi ricordi, nell'83 prevalentemente qual era il luogo dove si riuniva la commissione? Qual era il ruolo? Non dove ho capito, si riuniva? Il luogo privilegiato, diciamo. Ma guardi, i luoghi, come ripeto, erano tanti. Mio padre di solito era lui che fissava, diciamo, i posti, e poi magari ci faceva sapere a Rina per dire dove. Dove, perché ripeto, fino all'86 era mio padre andarla a prendere e andarla a lasciare. Dopo l'86 invece di questo si occupava Biondino, e poi mio padre ci faceva sapere a Biondino dove portarlo. I luoghi erano dietro Villa Serena, a casa di Pio Lovito, a casa di Giovanni Guglielmino, a casa di mia nonna in via Marenaccardi, a casa di mio cugino Paolo Anselmo in via Aquillas, comunque. E poi il pollaio che c'è a Bocca di Falco, lo zio di Angela Barbera. Senta, il capo mandamento
poteva essere impedito e cosa succedeva eventualmente? Guardi, quando il capocomandante è impedito, magari che o per detenzione o per magari non poteva venire, c'era la persona per dire nel caso di Portanova c'era Cangemi Salvatore, nel caso di Pagliarelli c'era Antonino Rotolo, nel caso di Gabriella Cammarata veniva spesso Pedrocello, anche se poi Pedrocello prende il posto di Gabriella Cammarata. Ci vengono queste persone che diciamo, sono di fiducia nel capocomandamento e anche di Rina. Lei sa se Montalto Salvatore nell'83 fosse detenuto? Guardi, Montalto Salvatore, se non ricordo male, sì, viene arrestato, però non mi ricordo l'anno preciso, se nell'82 o 83. E ci sa dire chi ha preso, cioè se durante l'arresto del Montalto qualcuno lo ha sostituito nella gestione del mandamento, nella reggenza del mandamento? Guardi, io alcune volte ho visto il figlio che si incontrava in questi appuntamenti, ma alcune volte pure diciamo c'era il Michelangelo da Barbera, che siccome Michelangelo da Barbera abitava nella casa vicina al Montalto, alcune volte magari era il Barbera stesso, anche se faceva parte di un altro mandamento, poi magari faceva sapere al Montalto il concetto della discussione, però alcune volte ho visto anche il figlio Giuseppe Montalto a venire a questi appuntamenti. E lei sa come se al Montalto Salvatore fossero comunicate le notizie del suo mandamento? Come avveniva questa comunicazione? Guardi, io le posso dire, diciamo, fatti specifici come venivano comunicate, no, io posso dire come potevano avvenire, perché come nel nostro caso è successo con mio padre, quando mio padre era in carcere, che i figli andavano a fare il colloquio e ci dicevano... io ci dicevo quello che ci dovevo dire. Quindi per quelle che sono le sue conoscenze sulla base della sua esperienza pratica, quali erano i canali di comunicazione con i capi mandamento detenuti? O con il congiunto che ci andava a fare il colloquio, oppure addirittura capitava che magari si sapeva che un capo mandamento era in cella con un altro, oppure nella stessa sezione, e si incaricava diciamo, la persona che era stata informata dei fatti a comunicarla anche all'altro capo comandamento. Se ci fossero state delle difficoltà, perché per esempio non c'erano parenti uomini d'onore, lei sa come Rina provvedeva a comunicare... Come ripeto, lui magari sapeva che quella persona che lui ci doveva fare sapere qualcosa era nella stessa sezione del carcere con un'altra persona e lui aveva modo di comunicare o da un parente, così faceva. Incaricava qualche altro a comunicare con quella persona. Senta, chi le ha detto che Michelangelo La Barbera veniva in sostituzione di Montalto Salvatore? Come l'ha appreso lei questo particolare? Io non mi ricordo come, però mio padre forse, però io diciamo il modo come comunicare con il Montalto. La Barbera era favorito, come ripeto, perché abitavano vicini di casa, addirittura diciamo proprio attaccati, una cosa del genere.
Sì, però io volevo chiederle una cosa. Lei sa se Michelangelo La Barbera da un certo momento in poi abbia avuto un ruolo all'interno del suo mandamento? Il mandamento di Bocca di Falco, sì, perché dopo l'arresto di Buscemi Salvatore è lui che gestisce il mandamento di Bocca di Falco. E allora io le chiedo, quando lei ha appreso questa notizia, cioè lei quando ha visto La Barbera partecipare alle riunioni, ha chiesto a suo padre a che titolo partecipava a queste riunioni? Se in nome e per conto come sostituto di Villabate o come sostituto di Bocca di Falco? No, io sapevo che lui partecipava come sostituto di Bocca di Falco, dottoressa. Io non ho detto che era sostituto di Villabate. E allora io le chiedo un'altra cosa. Ovviamente se lei la sa, signor Ganci, dico, Montalto Salvatore era detenuto. Secondo le regole che lei ci ha spiegato, qualcuno al di fuori del mandamento doveva rimanere per reggerlo. Lei sa, se ne è a conoscenza, chi di fatto nel periodo di detenzione di Montalto Salvatore reggeva il mandamento di Villabate? Guardi, io come ho detto, era il figlio che reggeva il mandamento di Villabate, Giuseppe. Poi ci fu un periodo anche che Giuseppe era l'aditante, una cosa del genere. Ed era il Michelangelo La Barbera che comunicava con lui. Io l'ho preso in qualche appuntamento che loro hanno fatto, che magari ci ho sentito dire, o che mi sono detto da mio padre. Io di preciso non mi ricordo, dottoressa, però era il Giuseppe che faceva le veci del padre. Come ripeto, io alcune volte l'ho anche notato, il figlio che è venuto in qualche appuntamento. Senta, volevo chiederle un'altra cosa. Volevo capire, sulla base sempre della sua esperienza, qual era il ruolo effettivo del sostituto, che poteri aveva il sostituto? Allora, il sostituto, diciamo, del mandamento fa le veci del capomandamento, quindi è il reggente di fatto del mandamento. Volevo chiederle anche, dal momento che il sostituto sostituisce il capomandamento, se... E in che modo, ammesso che la risposta sia affermativa, deve raccordarsi col capomandamento e se gli deve, cioè se deve fargli conoscere le decisioni da prendere, cioè l'argomento, prima o dopo che le decisioni vengono adottate? Guardi, la prima volta che diciamo, capitava, per dire che magari. Dipende l'urgenza che c'era, lui si poteva prendere anche la responsabilità, ma se erano cose che magari ci dicevano faglielo sapere che so, a tuo padre o faglielo sapere o tutto to, per dire con ecco, paragone sopportando e poi mi fa avere la risposta, così era, dottoressa. Quindi vediamo se ho compreso bene, se si trattava di decisioni urgenti li doveva prendere il sostituto, se non erano decisioni urgenti doveva prima chiedere al capomandamento? Sì. E lei ci può fare degli esempi con riferimento al periodo in cui suo padre era detenuto, degli esempi in cui Rina vi ha dato l'argomento da discutere in commissione, come siete, se ci siete, se l'avete fatto, l'avete comunicato a vostro padre? Guardi, io per ora al momento un fatto specifico non mi ricordo. Ma voi comunicavate con vostro padre all'interno del carcere? Ogni settimana io ci andavo a fare colloquio, io o mio fratello Domenico, o Stefano. E dico, è mai capitato che Rina vi abbia detto di a tuo padre questo, di a tuo padre quell'altro? Guarda, io se mi ricordo male sull'omicidio in Salaco, che Rina incaricò subito mio fratello Domenico e mio cugino Paolo, e per dire, e questo fu un fatto anche di sapori fra mio cugino Paolo e mio fratello Domenico, perché l'omicidio si doveva organizzare e invece lui si andò a fare l'omicidio con a testa sua, per dire, con il Guglielmino e il Gallino Antonino,
e qua sono nate anche delle discussioni con Paolo Anselmo, per dire, diciamo, ecco, per dire, questo fu uno dei particolari che mi ricordo. Sull'omicidio in Salaco, per dire, mi ricordo che mio fratello Domenico andò in carcere a dire a mio padre che Rina ci aveva comunicato che si era deciso che dovevano commettere il suo omicidio. Io altri particolari al momento non mi ricordo, dottoressa. Senta, lei ha detto che... Guardi, mi scusi, sì. Dottoressa, mi scusi. Un altro particolare mi ricordo, per dire, sulla decisione di un uomo d'onore che faceva parte di Villa Abate, che dava fastidio al Montalto Giuseppe, e ci fu una riunione, questo era un uomo d'onore, e ci fu una riunione e mio padre mi disse, e poi mi venne a dire che si era deciso di uccidere questa persona, e che probabilmente mi ci doveva mandare a me. Io non mi ricordo al momento come si chiama questa persona. Comunque era un uomo d'onore di Villa Abate. Senta, signor Dani. E poi fu uccisa. Vorrei ora chiederle, farle un'altra domanda. Lei ha detto che per tutti gli omicidi eccellenti decideva la Commissione Provinciale di Cosa Nostra. Adesso io le chiedo, se nel tempo, cioè se una commissione, la commissione nella sua interezza, anche se con quelle modalità che lei ci ha detto, prende la decisione di commettere un determinato omicidio eccellente e nel tempo cambiano i capi mandamento, o in ogni caso qualcuno di questi muore o viene impedito, secondo le regole di Cosa Nostra, quella decisione è sempre operativa o bisogna mettere al corrente i capi, nuovi capi mandamento, e devono i nuovi capi mandamento esprimere una loro decisione, una loro opinione? Guardi, quando c'è stata una decisione per uccidere una persona, diciamo, delle forze, diciamo, delle istituzioni, ecco, e già è stata presa una decisione. Io non mi ricordo fatti che siano avvenuti del genere. Ma infatti io le chiedo, secondo le regole di Cosa Nostra, le faccio un esempio. Lei ha detto che nell'83 si formarono degli altri mandamenti. Se la decisione X di uccidere una determinata persona fosse stata presa prima che questi soggetti diventassero capi mandamento, questi nuovi capi mandamento dovevano in ogni caso essere informati, e in che termini potevano esprimere il loro consenso o il dissenso? Guardi, il capo mandamento deve essere informato, anche se lui prima magari ce n'era un altro. Questa persona che viene nominata a capo mandamento viene informata che prima c'è stata una decisione e magari si affronta l'argomento per vedere anche lui che parere dà. Che io sappia è così, dottoressa, perché io, come ripeto, sono cose sempre che io apprendo da mio padre, diciamo, mi spiego. Volevo chiederle, lei quando prima di uccidere, lei è responsabile della strage del dottore Ghinnici, degli uomini della scorta e del portiere dello stabile? Sì. Prima che venisse ucciso il dottore Ghinnici e anche successivamente, ne ha mai sentito parlare? No. Io apprendo dell'uccisione del dottor Chinnici quando mi porta il Madonia Antonino
in via Pepitone Federico a spostare la macchina e io diciamo, mi rendo conto che quella macchina che sarà poi portata lì in quel garage serviva per un'autobomba, perché in quel garage noto una bombola di gas, sento parlare il Brusca e l'Annino Madonia del funzionamento di questo, questo motorino elettrico. Io non ero a conoscenza dell'uccisione del dottor Chinnici. Sì, io anche se la mia domanda, a me mi danno incarico. Mi scusi un attimo, signor Ganci, la mia domanda era un po' diversa, cioè io le ho chiesto se lei ne aveva sentito parlare come magistrato. No. Se lei ha mai appreso, o prima o dopo la morte del dottore Chinnici, se Cosa Nostra aveva motivi di risentimento nei confronti di questo magistrato. No, non mi ricordo, dottoressa. Ha mai ricevuto informazioni sulla possibilità di avvicinare il dottore Chinnici? O di non poterlo avvicinare, ovviamente? No. Quando lei è entrato in Cosa Nostra, ha mai sentito qualcuno della sua famiglia o anche altri uomini d'onore parlare di processi che riguardavano, che questo magistrato stava istruendo? No, io ho avuto modo di sentire, diciamo, che magari si cercava sempre di avvicinare i magistrati o magari con qualcuno che ci poteva parlare, perché magari era amico di famiglia. In Cosa Nostra c'è sempre stato questo modo di, quando c'è un processo, di cercare di avvicinare il magistrato. Sì, ho l'impressione che forse si è interrotto qualche collegamento. Un'interruzione? Allora, per sollecitare i suoi ricordi... Un attimino. Allora potremmo approfittare, siccome sto passando alla fase esecutiva, per farsi un'altra pausa di 3 minuti esatti, Presidente, e poi passiamo così alla fase esecutiva. Va bene, allora sospendiamo per 5 minuti, va bene? Dobbiamo riprendere l'udienza. Prego, Pubblico Ministero. Signor Ganci, lei ha detto di avere partecipato alla strage Chinnici. Adesso io vorrei che ripercorresse con assoluta calma e con ordine le varie tappe della sua partecipazione alla strage Chinnici. Innanzitutto le pongo questa domanda. Quando per la prima volta lei è venuto a conoscenza della volontà di uccidere il dottore Chinnici? Allora, io apprendo della volontà che, diciamo, l'incarico che mi era stato dato era quello di mettermi a disposizione di Antonio Madonia. Io con lui mi indica, con Antonio Madonia mi indica l'abitazione del dottor Chinnici, che è in via Pepitone Federico, e mi spiega che bisognava tenere un posteggio sempre fisso davanti alla portineria di quel fabbricato. E poi apprendo anche le modalità come si doveva uccidere, tramite un'autobomba. Allora, andiamo per ordine.
chi le dà l'incarico di mettersi a disposizione di Nino Madonia e quanto tempo prima rispetto al momento in cui viene effettuata la strage? Ma guardi, il tempo... Quanto tempo prima non posso essere preciso perché non mi ricordo in effetti. Ma se era stato qualche settimana prima o 10 giorni... Cioè, di preciso non mi ricordo, dottoressa. Mio chi padre le dà l'incarico? Carmino Giacomo Giuseppe. Mio padre e Carmino Giacomo Giuseppe mi dicono che serve una macchina di piccola cilindrata, come una 126, una 500, comunque una macchina di piccola cilindrata. Ricorda cioè... dove era... Mi scusi se la interrompo. Ricorda dove eravate quando suo padre... Raffaele Ganci e Gambino Giacomo Giuseppe le danno l'incarico di rubare una macchina di piccola cilindrata? Siamo in via Lancia di Brolo, nella mia macelleria. Eravate soltanto voi? No, c'era anche il mio fratello Stefano, mio cugino Paolo, mio fratello Ganci Domenico, cioè ci danno l'incarico che serve una macchina di piccola cilindrata. Mi dica una cosa. Quando c'erano questi incarichi scusi dottoressa, sì, di ricercare queste macchine, eravamo noi che ci mettevamo in giro tutti alla ricerca di macchine che servivano. In quel caso ci fu una richiesta specifica di una macchina di piccola cilindrata. Le dissero pure che quindi, tipo di macchina doveva essere utilizzata, che tipo di macchina doveva essere rubata? No, che tipo di macchina non mi fu detto, però era una macchina piccola cilindrata e ci fu indicata che dire, come o una 500 o una 126 o qualcosa di simile, mi spiego. Questo ve lo disse? La richiesta era... Questo ve lo disse suo padre? La richiesta era una macchina di piccola cilindrata. Mio padre è Gambino Giacomo Giuseppe. Il momento in cui veniva in possesso di questa macchina si doveva portare da Antonio Madonia. Senta. Noi ci siamo messi... Mi dica. Sì. Quindi eravate lei, suo fratello Stefano, suo cugino Anselmo Francesco Paolo, suo fratello Ganci Domenico, nella macelleria di via Lancia di Brolo, alla presenza di suo padre Raffaele Ganci e di Gambino Giacomo Giuseppe. Lei poc'anzi ha pure detto che le fu detto di mettersi a disposizione di Nino Madonia. Questa richiesta da chi venne formulata e se fu formulata in quello stesso contesto o in un altro momento? Guardi, io non mi ricordo se fu in quello stesso momento. Di andare a trovare Madonia, Antonino, oppure fu dopo, non mi ricordo di preciso, dottoressa. Sì. Comunque ci fu detto che quella macchina poi si doveva portare dal Madonia. Senta, e così continui. E così noi ci siamo messi alla ricerca di una macchina di piccola cilindrata. Fino a che si adocchiò una 126 che era di un'autoscuola e se non ricordo male la via si chiama via Migliaccio, una cosa del genere. Comunque è una strada che congiunge via Lancia di Brolo e via Campolo. Sì, allora io le chiedo... Si adocchiò questa macchina? Chi la adocchiò questa macchina? Guardi, io non mi ricordo se siamo stati io e mio cugino Paolo o Paolo con mio fratello Stefano, con Mimmo. Comunque, mi ricordo che nasce un problema su questa macchina perché ci sono i doppi comandi, no? Sì. Che era una macchina dell'autoscuola, con le chiavi appese. E mi ricordo che al momento non fu presa. Poi diciamo, si decise di prenderla. Però, ripeto, noi di questi fatti ne abbiamo fatti tanti.
Ricordo addirittura un particolare che una volta, sempre in quel periodo, io e mio cugino Paolo siamo andati a... di solito noi ci recavamo nei posteggi grandi, dove magari facevamo finta che eravamo un po' posteggiatori, con un berrettino e cose varie. Nel momento in cui arrivava una macchina, noi ci facevamo consegnare la macchina e facevamo finta che, come ripeto, che eravamo posteggiatori. Mi ricordo che addirittura una volta io e mio cugino Paolo in via Dante, perché noi di solito andavamo a Piazza Politica, ma c'è un grosso posteggio, dove diciamo, c'è modo di, diciamo, un modo più facilmente di recuperare macchine. Ho adocchiato una macchina proprio davanti, messa in doppia fila, quella che aveva il paese, che era in via Dante, quindi diciamo prospiciente a Piazza Politiana. Mi sono messo su questa macchina, sono salito per andare verso via Lancia di Brolo, all'altezza di via Filippo Parlatore, sono stato affiancato con due persone a bordo di un motore, che dal finestrino mi facevano un cenno di fermarmi. Io pensavo che erano poliziotti, che erano magari, e non mi fermavo. Poi c'è un momento che purtroppo mi sono dovuto fermare perché avevo le macchine davanti, e sono sceso dalla macchina, e invece era il padrone della macchina che reclamava la macchina. E abbiamo avuto una piccola colluttazione, io poi scappai e più avanti, diciamo, mio cugino Paolo mi prese in macchina e mi portò poi a casa. Senta. Per dire che noi quando ci mettevamo in giro per le macchine, diciamo, tante volte è successo anche questi fatti, mi spiego? Allora io vorrei capire, in quel periodo quindi precedente alla strage Chinnici, lei ha rubato molte macchine, poche macchine, e chi le rubava di solito, e dove venivano portate, e per che cosa venivano utilizzate, per che cosa servivano? Allora, noi quando eravamo in giro per cercare le macchine, rubavamo le macchine, erano solo per commettere omicidi, per dire che le macchine servivano per questo. Come noi avevamo pure l'introduzione che tramite Pierino Napoli, che lavorava alle case popolari, e magari spesso e volentieri ci faceva avere doppi chiavi di magari alcuni colleghi suoi, che lui aveva la possibilità di farsi passare la macchina, andava a fare le doppie chiavi e ci faceva avere poi le doppie chiavi e ci diceva il tipo di macchina, il numero di targa. Noi tenevamo già le chiavi pronte, nel momento in cui seguivamo una persona con questa macchina, appena lui posseggeva la macchina e la chiudeva, noi la riaprivamo con le doppie chiavi e ci portavamo. E in quel caso è successo nell'omicidio d'Aleo, la macchina che fu usata è una macchina che era di un collega di Pierino di Napoli che lavorava alle case popolari. Senta, comunque, ripeto, dove le portavate queste macchine di solito? Di solito le portavamo al garage in via Miraglio Rizzo, che era un garage in uso dell'Antonio Madonia, dove noi spesso e volentieri portavamo delle macchine che noi riuscivamo a reperire e le conservavamo lì. Vorrei capire una cosa. Questo garage intanto ci vuole indicare con precisione dove è ubicato. Vediamo se cerchi di essere più preciso possibile. Lei ha detto via Ammiraglio Rizzo. Consideri la direzione Fiera del Mediterraneo Mare. Io vorrei capire se è proprio sulla via Ammiraglio Rizzo o se è in qualche traversa. E allora, questo garage si trova, diciamo, dalla Fiera Mediterraneo scendendo per il mare, all'altezza di uno spartitraffico dove ci sono delle palme della via Miraglio Rizzo, si gira sulla destra a circa una cinquantina di metri, c'è uno scivolo, si accede allo scivolo e sulla sinistra c'è una sala cinesca, e questo è il garage che, diciamo, dove noi portiamo le macchine. Ci vuole descrivere com'è questo garage, che conformazione ha? Questo garage era un garage, diciamo, grezzo, le mura erano grezze, tutte in calce, a terra incementato, pieno di pilastri, ed era una forma tipo
tipo triangolare, diciamo, no, non era retto, ecco, mi spiego, dottoressa. In questo garage voi... Comunque era un... continui. Era un garage di circa 500 metri quadrati, una cosa del genere. In questo garage voi cosa custodivate? Macchine, borsone con le armi. Questo garage noi l'abbiamo usato tante volte, sia per la guerra di mafia e sia per commettere omicidi, come per dire quando fu dell'omicidio dalla chiesa, no? Le macchine le armi andate a prendere là. Quando è l'omicidio Cassarà, le macchine e i motori sono stati custoditi lì e da lì siamo partiti. Diciamo, è un garage che noi abbiamo usato molto spesso. Quando rubavate queste macchine, poi lasciavate le targhe originali o le sostituivate? No, poi si rubavano due targhe di due macchine diverse, si tagliavano a metà, si attaccavano dietro, si attaccavano, o meglio, si spaccavano le targhe a metà. Si attaccavano con della colla, quindi il bostic e cose varie, le due targhe unite, e si formava una targa nuova e si mettevano queste nuove, targhe che noi costruivamo nelle macchine. Queste operazioni in quel periodo in cui è stato ucciso il dottore Chinnici le avete fatte e le avete fatte poche volte, molte volte? Sì, io mi ricordo pure che nella macchina che poi è stata prelevata, la 126, c'era anche le targhette della scritta autoscuola, e queste ci furono tolte, e ci furono messe anche le targhe, come io ho detto, con quel procedimento. Mi ricordo pure che ci fu tolta anche la ruota di scorta per fare posto alla bomba del gas. E di questo poi parleremo. Senta, signor Ganci, ritorniamo all'incarico di rubare la macchina. E al fatto che voi l'avete individuata, l'avete adocchiata, lei ha detto o io e Francesco Paolo o Stefano e Francesco Paolo Anselmo. Io vorrei sapere se lei ha ricordi precisi di chi ha adocchiato la macchina e di chi materialmente l'ha rubata. Guardi, come ripeto, questa era un'attività frequente che noi facevamo. E io di preciso potrei dire che sono stato anche io, non mi ricordo di preciso materialmente chi ha preso quella macchina, ecco, dottoressa. Ma suo fratello Stefano in quel periodo era anche lui una delle persone a cui veniva affidato il compito di rubare le autovetture? Sì, sì. E diciamo, questo compito lo svolgeva materialmente, lo faceva o non lo faceva? Guardi, capitava che magari lui usciva con Paolo per andare in qualche posto, no? E mentre diciamo, andavano in qualche posto per andare a fare una commissione, provvedevano anche a vedere se potevano reperire macchine. Ma questo lo facevo anche io, momento in cui per dire andavo a fare una commissione per dire o solo o con qualche altro, diciamo, era un modo per reperire macchine. Cioè noi, diciamo, eravamo attivi in questa attività, ecco. Lei ha detto che l'incarico le fu dato qualche settimana prima della strage. Lei sa quando venne materialmente rubata questa macchina che poi fu utilizzata come autobomba? No, non mi ricordo, dottoressa. Lei ha mai dichiarato di essere lei il responsabile di questo furto? Sì, sì, che mi ripeto io mi ricordo che questa macchina io l'ho notata in doppia fila, messa quasi vicino all'autoscuola. Accanto c'è una pasticceria Oscar che dove noi spesso frequentavamo. Questa è una macchina che io, diciamo, ho sempre notato. Senta, volevo chiederle una cosa, ma nel corso delle sue dichiarazioni... ovviamente io non le posso contestare il contenuto dei verbali, però vorrei che lei ricordasse il tipo di dichiarazioni e quindi le porgesse alla Corte che lei ha reso con riferimento al furto dell'autovettura. Sì, perché io non posso consentire, mi scusi, non posso consentire una domanda sul contenuto di dichiarazioni rese. Faccia delle domande specifiche. Se ci sono difformità le contesti.
Un attimo, Presidente, che prendo il verbale così. Il verbale delle dichiarazioni di... un attimo, perché me lo devo andare a prendere. Allora, è il verbale del 2 agosto 1996 alle 14.50, PM, con riferimento al furto dell'autovettura. Le chiedo se lei ha ricordi precisi sulle modalità del furto dell'autovettura ed in particolare se ricorda con precisione di essere stato lei, assieme ad Anselmo Francesco Paolo, a rubare la 126 che fu utilizzata come autobomba. Calogero Ganci, guardi dottoressa, io mi ricordo che per questo episodio c'era l'esigenza di trovare una macchina piccola, una 500 o una 100... Pagina 2, ho già detto, pagina 2. 2. Ho una 126 e che era difficile per noi trovare una macchina di questo genere. Quindi che è successo? Niente di strano che magari noi già questa macchina rubata, che poi fu rubata in questa autoscuola, era stata adocchiata, però per problemi che era di autoscuola, quindi c'erano la frizione e il freno. Doppi, dice il PM, doppi, brava, magari per noi non era questa macchina, non andava, però poi in effetti niente di strano che poi, essendo che c'era questa premura, si pensò di rubare questa macchina. PM, sì, ma quando lei dice questa autovettura poteva essere stata già sott'occhio nostro, nel senso già adocchiata, si riferisce a noi, sempre lei, Calogero Ganci e Francesco Paolo, o ad altri componenti della sua famiglia? Calogero Ganci, guardi, chiaramente quando c'era di andare a rubare una macchina, io con mio fratello Stefano, con mio fratello Mimmo, ci sono i miei cugini, se vi capita mentre camminate una macchina con le chiavi appese ci serve. Quindi niente di strano che io devo ammettere un'altra cosa, che ha 13 anni questo fatto, dottoressa, quindi non ho i ricordi chiaramente. Chiaramente se ci sono dei contrasti, io magari posso ricordare dal contrasto che viene fatto, io mi ricordo, può venire. Quindi niente di strano che questa macchina l'abbia rubata, che io sapevo di questa macchina, e l'abbia rubata, che so, mio cugino Paolo con un'altra persona, o con Stefano, con Mimmo, o con un cugino mio. Io non mi ricordo di preciso. Ecco, e questo infatti è il primo contrasto. Il contrasto è questo. Secondo quanto dichiara suo cugino Anselmo Francesco Paolo, la macchina fu materialmente rubata da suo fratello Stefano e poi fu Calogero Ganci rubata, che l'ha presa Stefano. PM, fu prelevata Calogero, che l'ha presa Paolo. PM, no, che fu rubata da entrambi. Calogero Ganci, io voglio dire, chi fu a prendere proprio, che entrò a macchina e sapurtò? Questo è un altro discorso. E allora alla fine lei dice, ho capito, perché chiaramente io magari erano quelli i miei ricordi, diciamo, e sono quelli tuttora i ricordi, però chiaramente o che mi sono stati raccontati il modo che fu rubata questa macchina e io magari penso che l'abbia rubata io, capisce dottoressa? C'è anche questo fatto e poi noi non dobbiamo dimenticare che in quegli anni per noi rubare una macchina era una cosa di ogni giorno. Quindi noi sempre, ogni giorno, quando capitava una macchina con le chiavi appese, noi ce la portavamo e l'andavamo a conservare da Nino Madonia, al garage che c'è alle Palme, al lato del Mediterraneo. Quindi, come io diciamo, era un lavoro che noi facevamo spesso, quando capitava una macchina era questo il lavoro. Quindi io, il fatto della macchina, la 126, ricordo di averla rubata io, però non escludo che io mi sbaglio, perché era cosa di ogni giorno per noi rubare macchine. Per cui poi il PM le fa le ulteriori contestazioni. Il contrasto sarebbe che lui in questo momento ricorda di averla rubata lui, mentre qua in realtà esprime delle perplessità. A me pare che sussista questo contrasto, Presidente. Signor Ganci, può essere preciso sul punto, per favore? Allora, signor Presidente, io confermo la dichiarazione rese su quel verbale. Come ripeto, io magari, diciamo, sono tanti anni fa, io diciamo, sono convinto di averla rubata io la macchina, ma può darsi che pure questa mia convinzione sia condizionata o dal racconto di mio fratello o di Paolo o di qualcosa del genere. Però io mi ricordo il fatto che su questa macchina è nato il discorso che c'è in doppi comandi, quindi io non posso essere preciso su questi fatti. Però io non escludo che a rubare la macchina sia stato Paolo, mio fratello, l'altro mio fratello o mio cugino. Io non posso essere preciso. Io mi ricordo che nella macchina ho fatto, diciamo, il fatto di levare la ruota di scorta
perché già la macchina era al garage lì, io ho lavorato su quella macchina, ho visto quella bomba di gas con il coperchio tolto, questo vi posso dire. Sì. E questo è un secondo momento. Ora vorrei tornare un attimo a quello che lei ha detto. Cioè, lei ha detto che le fu detto anche di mettersi a disposizione di Nino Madonia. Quando incontrò Nino Madonia e quando Nino Madonia la condusse sotto casa del dottore Chinnici? Guardi, quando di preciso, io posso dire che quando noi abbiamo trovato la macchina e ci portiamo la macchina, io so solo che nel momento in cui il Madonia mi conduce davanti la portineria, lui là c'ha un'altra macchina già posteggiata, usciamo quella e ce ne mettiamo un'altra. E mi chiede di fare questa attività a me, a Paolo, più spesso, penso un giorno una volta al giorno, due volte al giorno, quando dice cercate di farla spesso, in modo che una macchina non resta sempre ferma lì. Senta, io questi particolari me li ricordo bene. Lei ha detto c'era già una macchina posteggiata, lei sa chi l'aveva posteggiata e quanto tempo prima era iniziata questa attività? Dottoressa, io quanto tempo prima non lo so. Però io, nel momento in cui vado lì, già c'era la macchina posteggiata davanti alla portineria. Quando lei è andato con Nino Madonia, eravate voi due soli? No, no, mi sembra che eravamo io, Madonia, Antonino e mio cugino Paolo. Mi dica una cosa, lei poi ha curato materialmente di sostituire e con che cadenza questa autovettura che era davanti casa del dottore Chinnici? Guardi, io non mi ricordo mai, io l'ho fatto qualche uno una volta o due volte, ma non di più, qua è stato. Come faceva a farlo e con chi ci andava? Eravamo sempre in due a fare questo lavoro. Uno prendeva la macchina che era posteggiata lì, la spostava e dava spazio per far entrare l'altro. E lei ricorda con chi l'ha fatto quelle due volte? Io mi ricordo con Paolo Anselmo. Un'altra cosa, lei ricorda se avevate degli orari privilegiati per fare questo tipo di attività? Guardi, la mattina e anche l'ora di pranzo, questi erano... E perché sceglievate questi orari? Che non... E più che altro, Madonia ci disse, cercate di non farvi vedere dal portiere, magari quando la portiera è chiusa, qualcosa del genere. Per quelli che sono i suoi ricordi, è mai capitato che durante questo spostamento qualcuno si accorgesse che ci fosse il portiere? Non mi ricordo, dottoressa. Senta, lei ha detto di averlo fatto uno o due volte. Lei sa chi altri era incaricato di fare questa attività? A chi era stato affidato materialmente questo incarico? Guardi, questo incarico, diciamo... Un attimo solo, è tutto preso, a posto, no, Presidente. È stato disconnesso. È tutto a posto. Va bene, non possiamo procedere. Allora, continui, signor Ganci. Questo incarico fu preso dalla famiglia Ganci, quindi lo facevamo io con Paolo, oppure Paolo con mio padre. E, diciamo, interagiscono anche con qualche altro, tipo mio fratello, i miei fratelli. E cioè con chi? Non lo so. I suoi fratelli c'è cioè con Domenico. Con Domenico o con Stefano. Poteva anche capitare. Io non escludo che anche abbiamo fatto questa attività di spostare le macchine. Ma mi dica una cosa, signor Ganci. Stefano, suo fratello Stefano, in quel periodo dove lavorava? Lavorava in bilancia di Bolo con me, quindi diciamo o mi assentavo io o si assentava lui. Noi tutti e due assieme non ci assentavamo mai, quasi mai, in quel periodo.
Questo lavoro lei l'ha fatto una o due volte e ci ha indicato anche con chi altri lo faceva. Ora io le chiedo, lei ha detto poc'anzi di avere appreso che la vittima designata, cioè che l'oggetto delle vostre intenzioni era il dottore Chinnici, perché Nino Madonia la portò sotto casa del giudice per fare questa attività. Lei ricorda se o prima o dopo in qualche modo era stato messo a conoscenza che della volontà di uccidere il dottore Chinnici? Prima del fatto che andassi lì? Sì. Le vuole dire? Sì. Ovviamente se lo ricordo. Dottoressa, è possibile, però io non mi ricordo, io onestamente non mi ricordo. Andiamo alla macchina. Lei ha detto che la macchina era posizionata davanti a una scuola guida. Mi sa dire dove si trova questa scuola guida? Mi vuole indicare la strada? Allora, la strada è, diciamo che questa strada comincia da via Leonardo da Vinci e congiunge a una piazzetta, o meglio, entrando da via Leonardo da Vinci, perché poi è il senso unico in questa strada. Sulla destra c'è questa autoscuola e questa macchina è messa in doppia fila. Senta, volevo chiederle una cosa. Venendo dalla circonvallazione e prendendo la via Leonardo da Vinci, questa strada viene sulla destra o sulla sinistra? Sulla destra. E l'autoscuola, nell'ambito, sempre prendendo questa direzione, viene sulla destra o sulla sinistra? Sulla sinistra. Io volevo chiedere un'altra cosa. Questa autoscuola in quale territorio mafioso ricade? Qua siamo al limite tra Malaspina e Noce, quindi nel mandamento della Noce. Nel vostro mandamento. Mi dica una cosa, lei ha poi parlato di questo magazzino e ha parlato di una bombola e della ruota di scorta. Allora ci vuole riferire quando ha avuto modo di vedere questa bombola e questa ruota di scorta? E intanto, la prima domanda è questa, se lei, dove avete portato questa macchina e di che colore era questa macchina e di che tipo? La macchina era di colore azzurro chiaro, un azzurrino. Diciamo che era tra il, posso dire, comunque un azzurrino chiaro. Negli sportelli c'era questa targhetta autoscuola con la denominazione della tua scuola, come si chiamava. Io mi ricordo poi che questa macchina fu portata nel garage di Madonia. Io ci cambiai le targhe, mi ricordo. Madonia mi ci fece levare anche la ruota di scorta, ha preso la bombola e in quell'occasione eravamo io, Brusca, Giovanni e Madonia Antonino, e se non ricordo male anche mio cugino Paolo, anche se diciamo non me lo ricordo tanto bene se lui c'era in quell'occasione o no. Io notai questa bombola che ci mancava, doveva la manopola del gas. Io volevo chiedere. Era vuota. Volevo chiederle, quand'è che lei è entrato in questo scantinato e ha visto questa Fiat 100, questa autovettura, ancora non ci ha detto il tipo. 126, Fiat sì. 126. Ecco, quando lei è entrato in questo scantinato, quanti giorni prima della strage? Ma forse un paio di giorni prima. Lei ha detto che erano sicuramente presenti Giovanni Brusca e Antonino Madonia. Ci vuole dire esatto. Cos'è successo all'interno del garage? Allora, mi ricordo di preciso che il Madonia chiese al Brusca il funzionamento di come avveniva il contatto per far avvenire l'esplosione. Il Brusca con questo motorino, perché era un motorino elettrico, in mano, ha indicato, cioè, lo vedi questo chiodo girando su questo asse
arriva al punto che tocca un'altra cosa. Qui avviene la scintilla e avviene l'esplosione. Io mi ricordo anche questo particolare. Senta, intanto le volevo chiedere, lei ha parlato di un motorino, ci vuole spiegare chi aveva questo motorino e come avveniva l'esplosione? Cioè era un unico pezzo, erano più pezzi, ci vuole descrivere un po' questo congegno? No, era un unico pezzo, e poi c'era tipo la parte sottostante, la parte di giù, c'era tipo un tubicino piccolo, tipo di un centimetro, che entrava dentro la bomba del gas. E questo motorino che era, andava collocato in questo buco che c'era nella bomba del gas. Sì, io volevo chiederle se ci può descrivere, prima ancora della collocazione di questo motorino, com'era questo motorino, se poggiava su qualche cosa, se aveva, com'era formato, cioè da che cosa era composto, naturalmente se se lo ricorda. No, era in metallo, chiaramente, era tutto metallo. Io mi ricordo pure che ci fu fatta una prova di questo motorino al giardino del funzionamento, che è il funzionamento di questo motorino. Fu collocato, mi ricordo, in un asse di legno. Però quando io lo vidi al garage, l'asse di legno non c'era. Mi spiego? Viene fatta questa prova e viene collocata il motorino in un asse di legno. L'asse di legno, questo è per la costruzione. Diciamo, legname dell'edilizia, ecco. Signor Ganci. E fanno questa prova, il Brusca e l'Innomadonia, e si vede su motorino che girava su se stesso. Io vorrei capire una cosa. Lei ha detto di avere visto per la prima volta questo motorino qualche giorno, due giorni prima, ha detto, della strage. Io vorrei sapere se era pomeriggio, se era mattina, se fu quello il giorno in cui fu preparata la macchina o se quella fu una vostra visita allo scantinato per preparativi in genere. No, fu una visita che abbiamo fatto perché l'Immadonia ci mandò a chiamare, non lo so cosa. Comunque noi ci siamo recati lì. Perché io quando vidi la bomba del gas ancora era vuota, non era stata ancora riempita. Mi ricordo il fatto che Madonia chiese al Brusca come il funzionamento di questo motorino, e poi questo fu di mattina. Mi scusi un attimo, signor Ganci, durante proprio quella mattina. Fu fatta, quando Madonia chiese a Brusca come funzionava quel motorino, ci fu fatta una prova dimostrativa del funzionamento di questo motorino? Sì, dopo che io andammo a cambiare le targhe in questa macchina. No, io poi parlo di quella mattina. Le stavo spiegando questo, che dopo che noi abbiamo fatto il cambio delle targhe, questo motorino fu provato. Cioè, fu portato al giardino dei Galatola, a fondo Pepitone, e lì fu collocato in un asse di legno e fu provato questo motorino. Senta, signor Ganci, nel momento in cui lei quella mattina si reca per i preparativi della strage nello scantinato, quindi sostanzialmente il Madonia chiese informazioni sul motorino, ma non fu fatto all'interno dello scantinato la prova? No, no, no. Ora le chiedo, lei ha parlato sempre di un motorino. Questo motorino come si azionava? Come faceva a mettersi in movimento? Da un telecomando tipo queste delle macchinette radiocomandate. Allora, ce lo vuole descrivere questo telecomando? Di che dimensioni era? Di che colore? Come si presentava? Quando l'ho visto io era una cassettina di circa
10-12 centimetri di larghezza, lunga una 20-25, con un'antenna di queste che si alzano, sai, queste che si usano per le macchine. Di che colore l'ha detto? Il davanti era tipo bianco, mentre ai lati era scuro, nero. Senta, un'altra cosa, lei ha detto che vide la bombola vuota, ma l'esplosivo era già stato portato o lei non lo vide in quell'occasione? No, io non l'ho visto, dottoressa. Potesse pure che era lì, però io non l'ho visto. Non l'ha visto. Quanto tempo vi siete fermati in quell'occasione, là dentro, all'interno dello scantinato? Ma sarà stata una mezz'oretta, qualcosa del genere. Mi dica una cosa, lei poi ha partecipato alle operazioni di preparazione materiale dell'autobomba? No. Allora in quell'occasione lei ha detto, oltre al fatto delle targhe, come mai avete levato la ruota di scorta? Perché in Madonia ha voluto provare la bombola, infatti la ruota di scorta andava in paccio alla bombola e mi ci fece levare la ruota di scorta. Questa bombola era una bombola di che tipo, di che dimensioni, di che peso? Guardi, era una bombola grigia, quella del gas, questa da 25 kg. Sì, e com'era? Integra oppure era stata modificata? No, è stata modificata e ci mancava, come ripeto, la manopola dove quella che si apre per fare uscire il gas. Questa non c'era completamente, c'era solo il buchetto. Senta, signor Ganci, ora volevo chiederle, lei ha detto che non ha partecipato alla fase della preparazione della macchina. Cosa è successo? Cioè, ci vuole riferire cosa è successo prima dell'attentato, come materialmente... Anzi, prima, mi scusi, chiedo scusa alla Corte, io volevo chiederle una cosa. Lei ha più volte citato, anche con riferimento alla prova del telecomando, il fondo Pipitone. Ci spiega che cos'è questo fondo Pipitone e a chi appartiene? Allora, il fondo Pipitone era un luogo chiamato fondo Pipitone dove abitavano la famiglia Calatolo. Io le parlo Enzo Calatolo, Giuseppe Calatolo, Fontana Stefano, Calatolo Angelino, Raffaele Calatolo, cioè... Sono un uomo e donna della famiglia dell'Acqua Santa che abitavano lì. E questa famiglia dell'Acqua Santa a quale mandamento appartiene? Mandamento di Re Sultana. No. E qua noi era un luogo di ritrovo nostro. Quando io per dire capitava che dovevo cercare a Madonia, lo andavo a cercare lì. E quello era un luogo dove, come ripeto, noi abbiamo usato per tante... azione criminale, ecco, diciamo, attività criminale. E noi lo chiamavamo al giardino, però il giardino si sentiva dire il fondo Pipitone. Ci vuole indicare come dietro... si fa ad arrivare al fondo Pipitone? E allora, si arriva dalla la via dove c'è il cantiere navale, si arriva alla manifattura Tabacchi. Si prosegue per altri 50 metri, sulla sinistra c'è una traversa, si entra in questa traversa, alla fine, quasi alla fine della strada c'è un altro vicoletto sempre sulla sinistra e si accede qua all'abitazione dei Calatolo. Ci vuole spiegare come dove c'è un... Ecco, sì, continui. Dove c'è un edificio di circa 4-5 piani, 5 piani, al piano terra c'è un'entrata che è tipo un garage, e da questo garage poi c'è una porticina che si accede a un giardino interno, quindi all'interno, alle spalle di questo edificio, dove c'era, non lo so, uno spiazzo di circa un centinaio di metri,
poi c'è un locale con, dove si poteva anche mangiare, c'era un frigorifero, un tavolo lungo, una tettoia pure all'esterno, poi sul lato destro, proprio sul muro di cinta, c'è tipo un bagno. Quando voi, cioè lei ha detto che lo utilizzavate questo fondo Pipitone per incontri, quando c'erano questi incontri, dove in particolare avvenivano? C'era un posto particolare di questo fondo Pipitone? Guarda, di solito si faceva, diciamo, dietro l'edificio c'era questo giardinetto e c'era tipo un locale dove dove c'era un tavolo con le sedie, come ripeto c'era un frigorifero, c'era la possibilità anche di mangiare lì, come alcune volte abbiamo fatto, abbiamo anche mangiato lì. Poi c'era anche una, dove c'è il vicoletto che si accede all'edificio, entrando sul vicoletto di fronte una casa a pianterreno, che era una casetta formata da un paio di stanze, c'era due stanze e un bagno e cucina. Ed era la casa di la mamma di Galatolo o una zia, una cosa del genere, che era il pianterreno, c'era una persiana, comunque era una casa vecchia questa, un edificio vecchio. Lei ha detto che i Galatolo erano uomini d'onore, ci vuole riferire in particolare se Raffaele Galatolo, se Vincenzo Galatolo avesse delle cariche all'interno della famiglia dell'Acqua Santa? Sì, era il rappresentante della famiglia. Ci vuole riferire quali erano i rapporti tra il Galatolo e Nino Madonia? Perché ogni volta voi vi recavate là per parlare con Nino Madonia? Perché quello era il punto di ritrovo del Madonia. Quando noi cercavamo Madonia andavamo lì e lui mi diceva aspetta che sta venendo, oppure oggi non c'è, viene più tardi. Qualcuno dei Galatoli mi diceva che quando andavamo lì c'era sempre qualcuno dei Galatoli. Senta, è questo scantinato di cui lei ha parlato dove fu materialmente preparata, dove fu ricoverata l'autovettura, la Fiat 126, lei sa a chi appartenesse? A chi era interessato non lo so, io so solo che era in uso del Madonia. E anche dei Galatolo, loro avevano le chiavi. Volevo chiederle una cosa. Quando lei ebbe, dopo aver effettuato questa operazione all'interno dello scantinato e poi avere effettuato il posteggio, questo cambio di macchina, quando è che a lei fu detto oggi, domani, dopodomani ci sarà, tieniti pronto per la strage? Guarda, io mi ricordo dopo qualche giorno, mi ripeto, sarà stato un paio di giorni, ci diede appuntamento di mattina presto, addirittura verso le 3 di mattina o 4 di mattina, chi? Una cosa del genere. Chi le diede appuntamento? A me, l'Antonino Madonia, anche mio padre c'era in quell'occasione, c'era il Gambino Giuseppe pure, sempre lì a Fondo Pipitone. Diede appuntamento per la mattina presto, quindi le 3 e le 4 di mattina. Senta, mi scusi se la interrompo, io volevo capire se quando, cioè non ho compreso bene, se quando Nino Madonia le diede l'appuntamento erano presenti suo padre e Giuseppe Giacomo Gambino. Sì, sì, io come già ho detto mi ricordo che l'appuntamento c'era mio padre, c'era il Gambino, c'era il Paolo Anselmo, il Madonia, questi eravamo, dottoressa. Ed eravate a Fondo Pipitone, mi conferma, perché non arriva spesso la voce bene. Sì, a Fondo. Quanto tempo prima del momento dell'attentato, di quel sabato mattina, lei ebbe l'indicazione che si doveva fare trovare alle 3 di notte, ora ci dirà dove? Ma sarà stato il giorno prima? Cose...
Ci spieghi cosa è successo quel giorno, il giorno precedente la strage e la notte, visto che l'appuntamento fu alle 3. Anzi, prima di tutto ci dica dove le fu dato l'appuntamento alle 3, in quale luogo? A Fondo Pepitone. Allora, cosa è successo nelle ore immediatamente precedenti alle ore 3, cioè orario dell'appuntamento? Io mi ricordo che quel giorno, anche perché ricordo che era anche estate, cioè io e mia moglie e Paolo con sua moglie, quella sera andammo in una non mi ricordo che cosa fu una, siamo usciti una manifestazione, se non ricordo male, non mi ricordo. Comunque poi noi andammo a lasciare. Dove era questa? Dove si teneva questa manifestazione, signor Gangi? Dove si svolse questa manifestazione? Ma a Mondello, se non ricordo male. Ricorda anche dove in particolare a Mondello? Mi scusi, dottoressa, andiamo a vedere, io mi ricordo una manifestazione canora, tipo c'erano dei cantanti, tipo un come si dice, comunque era una manifestazione canora, dove c'erano dei cantanti che cantavano e noi eravamo lì a vedere queste persone. Poi da lì andiamo a lasciare le rispettive mogli, io e mio cugino Paolo, e siccome erano mezzanotte, l'una, e siccome noi avevamo saputo che aveva aperto un locale a Monte Pellegrino, il locale Brasil, che era una discoteca in una villa, ci stiamo andando a vedere questa nuova discoteca che hanno aperto. E andammo lì, e lì abbiamo incontrato alcuni amici nostri, fra cui Carmelo Meola, con una ragazza che poi noi abbiamo conosciuto pure. Poi si è fatto l'orario di andarcene e siamo andati al Fondo Pepitone. Sempre io e mio cugino Paolo. Senta, quando siete arrivati a Fondo Pepitone, chi avete trovato, se avete trovato qualcuno? Guarda, io mi ricordo che noi siamo arrivati quasi i primi. Comunque poi lì ci siamo riuniti, c'era io, mio cugino Paolo, il Brusca Giovanni, il Nino Madonia, mio padre e anche Giuseppe Giacomo Gambino. Senta, questo fondo si chiama dei Pepitone, apparteneva ai Galatolo. Lei, i Galatolo, in tutte queste operazioni che lei ha elencato, li ha mai notati? Sì, erano lì che vedevano, diciamo, quello che si faceva. Però io, devo dire la verità, non ho mai commentato i discorsi con loro. Poi, ripeto, quella mattina, quando poi ci recammo, ci siamo spostati. Le chiedo scusa, signor Ganci, mi scusi un attimo perché dobbiamo procedere con molta cautela, anche perché sono tanti momenti e quindi io vorrei che venissero fuori bene dalla sua dichiarazione. Io le chiedo, quella notte alle 3, siccome lei ha detto i Galatolo erano sempre presenti, lei vide qualcuno dei Galatolo e chi eventualmente ha visto, se ci può indicare? No, quella mattina io ho visto solo Enzo Galatolo, poi gli altri quella mattina non li ho visti. Enzo Galatolo era presente quando arrivarono Nino Madonia, Brusca, e lei poi ci ha detto anche suo padre? Sì, anche perché mi ricordo che lui quella mattina poi ci portò il caffè, che noi non siamo entrati direttamente nel giardino, ma in quella casa che poco fa ho menzionato, ci siamo messi là. Lui andò a fare il caffè, ce lo portò e poi ci siamo spostati. Senta, mentre lei ha parlato poco fa di una prova a Fondo Pepitone del telecomando, ci può dire quando avvenne questa prova? Guardi, siamo sempre nell'arco di qualche paio di giorni, dottoressa.
Allora. È il verbale del 2 agosto del 1996. Pagina 8. PM, cioè lei parla di una prova, quindi fu fatta una prova, Calogero Ganci, una prova, sì signore. PM, quindi un'ulteriore prova rispetto a quella che lei ci ha indicato. Ganci, esatto. PM, ecco, Calogero Ganci. Poi ci fu che il Brusca, PM, aspetti, però prima ci deve dire chi ha trovato in fondo Vivitone in questa casetta, chi erano le persone. Calogero Ganci, guardi, io quando andai lì trovammo Enzo Galatole e poi man mano, diciamo, ci siamo ricongiunti tutti ed eravamo io, Madonia, il Brusca, il Galatolo, Paolo Anzello, fermo e forse mio padre, non mi ricordo se ci fu in effetti mio padre, forse. PM, probabilmente c'era suo padre. Calogero Ganci, sì, forse mio padre. PM, e qua ci fu questa prova, lei dice, del telecomando. Lei ricorda come fu fatta questa prova del telecomando? Chiaramente, se non lo ricorda, non si deve. Calogero Ganci, io mi ricordo che questo compito del telecomando lo aveva il Brusca. Ora, io non vorrei aggiungere altro. Le ho fatto questa contestazione soltanto al fine di sollecitare il suo ricordo sul momento in cui fu effettuata la prova a fondo Pipitone. Ora, vorrei chiedere a lei... Questo ricordo che lei ha manifestato nel verbale del 2 agosto 96 è corretto o è diverso o lei ha ricordi diversi in questo momento? No, ma io, dottoressa, io le ho detto le stesse cose che le ho detto nel verbale. Io, se non ricordo male, non ho detto... No, ma infatti, signor Ganci, il problema è questo. Lei in questo verbale dichiara che la prova fu fatta quella notte. Ora io le chiedo, è quello il ricordo giusto? O la prova fu fatta prima? No, avvocato, dottoressa, io non intendevo dire quella notte. Io, la prova che è stata fatta qualche giorno prima. Io quella notte, in quel verbale... avete frainteso oppure diciamo io mi sono espresso male, ma non intendevo dire quella notte la prova del telecomando sull'asse come ho descritto. Lei questo mi sente dire? Sì, cioè io io le avevo chiesto proprio questo, se lei confermava che la prova fu fatta quella notte, tutto qua. No, io quella notte non mi ricordo di prove fatte. Cosa è successo dopo che Galatolo vi ha portato il caffè? Poi da lì ci siamo spostati. Già si erano fatte, che so, le 5 e mezza. Comunque mi ricordo che il tempo che noi siamo andati al garage, si era prelevata la macchina, che era buio cominciò ad essere giorno, quindi sì. Siamo attorno alle 6:15, qua siamo. Volevo chiederle, quando siete andati al garage, siete andati tutti insieme o ci fu chi andò via prima e chi andò via dopo? No, io mi ricordo che ad andare lì siamo stati io, mio cugino Paolo, il Madonia, Brusca e il Galatolo. Mio padre con il Gambino si recarono sul posto o qualcosa del genere, che poi diciamo ci siamo divisi. Signor Ganci, sempre per sollecitare i suoi ricordi, e poi Presidente io le vorrei chiedere di sospendere per stasera perché ho bisogno anche cioè non riesco ad andare più avanti nell'esame. Farò le ultime domande perché... reggere un esame per 4 ore diventa anche piuttosto pesante. Io le leggo quello che lei ha dichiarato il 2 agosto del 1996. E allora, seguendo pagina 8, come io ho detto altre volte, si provò questo telecomando, vabbè, questo non c'entra. No, mi scusi, ho sbagliato pagina. Lei ha detto che siete andati a fondo Pipitone, erano le 3 e le 4.
Pagina 9. Ganci, sì. PM, siete rimasti tutti là per tutta la notte fino alle 6 del mattino? Ganci, no, noi siamo io, Paolo Anselmo, il Galatolo e forse mio padre. Ripeto, siamo rimasti lì. Il Madonia e il Brusca se ne andarono e siccome avevano per a chiedergli di aggiustare la macchina, sì. Ganci, poi loro rientrarono e noi, come le ripeto, intorno alle 6:30, non le leggo altro perché altrimenti anticipiamo temi di domande successive. Quindi io le chiedo, lei ricorda che lei, Anselmo, Galatolo e forse suo padre siete rimasti e Madonia e Brusca si sono allontanati prima di voi o che siete andati tutti insieme come mi sta dicendo ora? No, no, io quando parlo di tutti Presidente, insieme è quando noi andiamo Presidente, scusa, andiamo... l'avvocato Falzone, un attimo solo, Ganci. Nemmeno io voglio suggerire nulla, però mi pare che all'interno di questo verbale si distinguano momenti diversi. Quindi allo Stato non mi pare che la contestazione possa essere posta. Ma credo che l'unico momento al quale si possa riferire quella frase è quando poi 6. Si avviano... Se non ho capito male, infatti, poi non lo so, io non ho il verbale davanti. Il Presidente, qua si parla della ho letto proprio nelle la ore parte. Immediatamente precedenti la, esatto, la strage, no? Perché lei dice, lei ha detto che quando siete andati a Fondo Pipitone erano le 3 e le 4. Ganci, sì. PM, siete rimasti tutti là per tutta la notte fino alle 6 del mattino. Ganci, no, io, Paolo Anselmo, il Galatolo e forse mio padre siamo rimasti lì. Il Madonia e il Brusca se ne andarono. Quindi... E poi loro rientrarono, dice, noi come le ripeto intorno alle 6:30, alle 7, io non sono preciso nell'orario. E poi c'è il seguito che le ripeto non posso anticipare, quindi a me pare quindi, che... Quindi, signor Ganci, il pubblico momento. Ministero le ha sollecitato il ricordo su questo punto, siete andati via tutti assieme o siete andati via in due gruppi in momenti temporali diversi? Signor Presidente, io quando parlo di tutti assieme... Fu il momento in cui ci rechiamo al garage ad uscire la macchina per portarla sul luogo e in quell'occasione siamo usciti tutti assieme. Ma ripeto, nella contestazione che mi fa il pubblico ministero, quella è un'altra fase che è il Brusca e il Madonia sono usciti per, non lo so, andare a fare qualche accorgimento nella macchina, qualcosa del genere, e poi sono rientrati. Il momento in cui lo poi ci danno il via di partire, noi usciamo tutti assieme. Mi spiego? Sì, ora è chiaro, perché non capivo questo proprio. Cioè, siccome lei aveva riferito questo particolare, che il Madonia e il Brusca intanto erano andati via e poi erano rientrati, io volevo capire quali fossero i suoi ricordi. Quindi lei conferma che siete rimasti voi tutti là, mentre Madonia e Brusca si sono allontanati. E poi conferma l'altra parte di cui parleremo, cioè poi, che poi siete andati via tutti insieme. Quindi in sostanza Madonia e Brusca poi ritornano? È questo che vuole dire il signor Ganci? Sì, sì, che poi tornano lì. Sempre nel corso della notte o delle prime ore della mattinata, insomma. Esatto. Senta, Presidente, io le chiedo di sospendere a questo punto l'esame, di proseguire il 17. Va bene, allora... Tanto rimane una brevissima parte. Lei ritiene che per la prossima udienza riusciremo a completare sì, l'esame? Sì, io penso di sì, Presidente. Comunque io le chiedo di non proseguire perché non sono in condizioni io di proseguire. Allora, richiesta del pubblico ministero e nella non opposizione della difesa, anche in considerazione dell'ora, la prossima udienza la vogliamo fare qui o la vogliamo fare in tribunale? È indifferente, la possiamo anche fare in tribunale. Sì. È più comodo il Palazzo di Giustizia? Ci sono problemi per l'aula quel giorno? No. Non è che c'è qualche udienza a sorpresa? Allora, il Presidente rinvia il processo all'udienza del 17 marzo 1999, ore 15, presso l'aula della seconda Corte d'Assise del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta. Avverte del rinvio il pubblico ministero e i difensori, ordina per tale data la traduzione degli imputati presso le sedi con le quali
dovrà essere attivato il collegamento multi, il collegamento audiovisivo a distanza. E dispone altresì per quella data la traduzione dell'imputato Gangi Calogero nella sede che sarà individuata in base alle disponibilità non c'è altro, vero? L'udienza è tolta, buonasera.